Le immagini che vedete sono state girate al Baobab, un centro di accoglienza per profughi e migranti a Roma. Per mesi circa 50 volontari hanno accolto nella struttura quasi 800 transitanti, persone che si mettono in viaggio dal proprio paese per cercare di raggiungere l'Europa, fuggendo da guerre e in attesa che le istituzioni gli concedano i permessi di asilo politico. Sognano una vita migliore, ma spesso finiscono tra le mani dei trafficanti o in centri di detenzione. Il centro Baobab ha impedito tutto ciò, rispondendo in questi mesi all'esigenza di dare un alloggio e assistenza ai transitanti, diventando così un modello di organizzazione dal basso dell'accoglienza. Le istituzioni in questo processo sono state assenti. Il 1 dicembre le autorità del Dipartimento delle Politiche Sociali del Comune hanno contattato i volontari del centro per chiedergli di ricollocare gli ospiti della struttura al più presto. Siamo qui oggi perché abbiamo saputo dal Dipartimento delle Politiche Sociali che verrà un fabbro questa mattina, anzi deve essere già qui, a mettere i lucchetti per chiudere definitivamente il centro. Una sentenza del TAR ha stabilito che la struttura deve essere restituita al proprietario dello stabile di Via Cupa, deve chiudere, ma le persone continuano ad arrivare da tutti i quartieri di Roma senza una casa, un lavoro e con famiglia a seguito. Il campo loro mi hanno mandato via, dopo il mio amico mi ha portato qua. Loro dico il mio campo è finito, non ce l'hai, lavoro, niente. Io vieno dal Sudan. C'è guerra, io non voglio andare perché c'è tante guerre in Sudan. Famiglia in Sudan. Il commissario straordinario di Roma, Francesco Paolo Tronca, ha precisato che non sarà disposto nessuno sgombero con l'uso della forza pubblica finché non saranno ricollocati tutti gli ospiti del centro di accoglienza. Finché non c'è un'alternativa, finché le istituzioni non si occuperanno dell'accoglienza, e noi da qua non ce ne andiamo finché ci saranno dei migranti che non hanno un posto dove andare, come stanotte che è arrivato un papà dall'Eritrea con un bambino peraltro con forti disabilità, e se non ci fosse stato il Baobab non avrebbe avuto dove dormire.